dall'alto dall'elicottero è tutto più lontano per decifrare una partita del genere, pazzesca per certi aspetti, spettacolare il fatto di gol, tensioni, palpitazioni, da striscione rosso, anzi biancorosso per il malumore della gente. Poi arriva lui, quel maledetto pallone che entra in porta per ben 5 volte, evidenziando la seconda rete stagione di Andrea Brighi, il migliore tra i suoi, battezzando il primo gol in maglia biancorossa di Petti e che i Muccioli, ancora una volta, azzecca il cambio. Buonaventura, santo subito, decisivo come non mai. Nel mezzo, la bella sfilata dei Pirati, campioni per la 13ª volta nel mondo del baseball e della loro storia. Coppa alzata al cielo del Romeo Neri, quasi ad indicare la giusta direzione chiamata vittoria. La partita è quella che non ti aspetti, Rimini voglioso di diventare grande, Castelvetro che cerca in un pomeriggio solare quei raggi che possono illuminare ancora di più il proprio vetro, troppo fragile nelle prime due partite di campionato ma di notevole qualità nella partita odierna. Pronti e via, ed ecco che dal primo angolo per i biancorossi Pasquini calcia sul secondo palo dove pesca Brighi, torre per Petti che da sottomisura insacca sempre di testa, prima gioia in maglia biancorossa per l'ex Gubbio. Passano 4 minuti e arriva il secondo angolo per i modenesi, palla nel mucchio e dopo un paio di rimpalli è Lessa, il più lesto, a mettere alle spalle di Scotti. 1-1 e palla al centro. Pubblico incredulo, Castelvetro che dimostra di non essere venuto al Neri in vacanza, ma non ditelo al portiere Deje, che un giro di lancette dopo, da un normale retropassaggio, scivola sul ghiaccio, pardon, sul terreno di gioco, consegnando il pallone del KO. Due passi e l'attaccante montenegrino dei Rimini, già match winner 3 giorni fa a Ponte Egola contro Tutto Coio, riporta i biancorossi in vantaggio, festeggiando con i bambini a bordo campo, mentre il povero Die rimane sconsolato. La partita continua ad essere un botta e risposta, Falanelli calcia alto, poi nuovamente lui non inquadra il bersaglio, mentre Cozzolino da buona posizione dimostra di essere cozza dal mare buono, ma Scotti proprio di raccoglierlo non vuole saperne, palla respinta. Lessa nel frattempo prova la scorciatoia, cade, sviene in area di rigore e l'arbitro ben appostato proprio non ci casca, simulazione. Cartellino giallo, anche in tribuna loro due convengono così. Sul finire di prima frazione, grande azione di Guiebre, cross dal fondo per Cicarevic che però liscia clamorosamente da ottima posizione. Fine della prima frazione di gioco, ripresa neppure in tempo di sedersi che Scotti in uscita deve subito intervenire per evitare a Lessa la possibilità di raggiungere il pari. Valeriani dalla distanza intanto tenta di colpire, ma nulla di fatto. Segno X che entra in vigore quando Davoli si trasforma da assist man, pallone a cercare Lessa che di sinistro infila Scotti, 2-2 e nuova incredulità tra il pubblico dei Romeo Neri. 25esimo, pressing costante, punizione di Righini, testa di Ambrosini e corta respinta di Deje. Si avventa sul pallone Bonaventura e ne scaturisce un angolo per i Rimini. Dalla bandierina il pallone giunge a Valeriani che cerca ancora una volta la via del gol, ma spara alto. Nel frattempo si scaldano gli animi a farne le spese e Marco Mercuri, dirigente accompagnatore, oltre che segretario del club. Alto calcio piazzato, batte Righini, Deje respinge in corner, dalla bandierina nasce un traversone raccolto dalla parte opposta da Ambrosini, il quale mette al centro, volley di Bonaventura, gran respinta di Deje, sul pallone però si avventa Brighi che insacca sotto la traversa e come ricorda il buon Cristiano Cervara, è tradizione di famiglia. Diciamo che questo gol sotto la traversa ha ricordato un po' quello di tuo fratello, uno dei rigori nella finale playoff di Terni contro la Turris. Ce l'avete proprio nel sangue questo traversa gol? Diciamo che quando l'ho vista sulla traversa ho avuto un attimo, si è fermato il cuore, però l'importante è che poi sia gonfiata la rete. Nel finale lo scatenato Lessa ci prova ancora una volta, ma stavolta il suo diagonale di destro è preda di Scotti, mentre l'ultimissima occasione si spegne alle stelle. 6 punti in 3 giorni, la retta via è stata presa, ma difesa e centrocampo traballano. Occhio a non cercare di diramazioni inutili, poiché la Coppa è lì ad aspettare i biancorossi. Marighini ricorda anche al compagno Brighi. Gliel'ho detto che non voglio più vedere esultare perché fa male al calcio. Sono brutto da dire. Fa male al calcio.